Mauro Giannetti, abbiamo assistito ad una delle più grandi imprese, forse di Pogacar, e già ne ha fatte tante, ma queste imprese si preparano a tavolino oppure poi c'è il talento che fa assolutamente la differenza? No, solo tattica, solo tattica. Ovviamente si parla solo di talento, di passione per il ciclismo, di voglia di entusiasmare il pubblico e di divertirsi sulla bicicletta. La nostra paura era proprio quella, che partisse così da lontano, ci aveva garantito, no, sto tranquillo, no, è la prima corsa. Ma avevamo il dubbio, la paura che ci avrebbe provato. In quel momento magari ha forzato solo per vedere un po' cosa succedeva e è successo quello che è successo. A che punto la mettiamo questa impresa tra le imprese di Pogacar? Lei riesce sempre a stupire e oggi ancora una volta ha stupito con qualcosa di straordinario, qualcosa di appassionante, cioè veramente bello. Si potrebbe dire che forse la più bella, ma poi ogni volta che pensi a quando ha vinto il primo Tour de France con quella straordinaria cronometro, dici no, cioè, quindi è difficile, cioè, ogni volta è straordinario, ogni volta ci entusiasma. Senza guardare troppo oltre, ma la Milano-Sanremo si avvicina a un altro grande obiettivo, cosa possiamo aspettarci su un percorso completamente diverso? Ma io credo che io, come tutto il pubblico, non vediamo l'ora che sia Sanremo per vedere una battaglia tra lui e Van der Poel e gli altri campioni, magari anche Filippo Ganna, quindi è questo il vero del ciclismo, è tutta un'altra corsa la Milano-Sanremo, molto più complicata, molto più difficile, dove la velocità è diversa, anche le tattiche, quindi sarà bellissima da seguire.